Perché c'è un problema che nasce dal fatto che io dico sempre: la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino. Quando parliamo del fatto che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, è perché nessuno di noi ha una sfera magica per dire ci sarò anche domani, sì o no? Chi è che di voi ce l'ha? Fanno le analisi perfette del sangue e poi ti trovi un calciatore che si accascia al suolo in mezzo al campo, sì o no? Allora c'è qualcosa che ci sfugge. Se io oggi sto bene e domani c'ho un ictus, c'è qualcosa, con gli esami perfetti, c'è qualcosa che sfugge di mano, sì o no? Se per tutto l'anno ho fatto le analisi e tutto andava bene e poi però vado a fare la mammografia e mi trovo un nodulo, c'è qualcosa che non va. Come c'ho l'analisi perfetta e poi c'è un nodulo? O c'ho, no? Sì o no? Allora io dico, cosa veramente, visto che la vita è urgente, cosa stiamo facendo per le future generazioni? Cosa stiamo facendo? C'è qualcuno che ha chiaro cosa stiamo facendo per le future generazioni, per i ragazzi di domani, per i nuovi, quelli che nascono? A parte che la natalità è quella che è. Cosa stiamo facendo? È vero, il DNA non è il tuo destino, ma quando parliamo di epigenetica, la vera epigenetica non è quella molecolare che mi trova la modifica dell'mRNA che poi diventa un imprinting epigenetico trasferito alle future generazioni. Quello è un esame che ti dice guarda che questo è danneggiato dal fumo di sigaretta piuttosto che dal metallo pesante piuttosto che, sì o no? Dimostro che l'inquinamento fa male. Quante ricerche abbiamo ancora bisogno per dimostrare se il fumo fa male, fa venire il tumore o fa venire l'ictus o intossica chissà quale cellula? Quante ricerche dobbiamo fare? Se è vero questo, smettete di far fumare i bambini a 10 anni, a alcolizzarli a 12, giusto sì o no? Eppure questa è la società, eh? Andate a vedere cosa accade nelle discoteche. Che entrano 14-15 anni in minigonna, sì o no? E poi c'è il fatto che la mente è più forte dei geni, lo sappiamo quanto sia influente, però dipende, se quella persona ha un reale rischio congenito o una costituzione dalla nascita che è sbagliata, che ha problematica, sicuramente quello ha più probabilità con i trigger epigenetici di ammalarsi, però dobbiamo tenerlo in considerazione. Non possiamo pensare che noi siamo tutti uguali, perché il grande professor Sergio Stagnaro ci ha insegnato, e abbiamo fatto il tributo l'anno scorso, ci ha insegnato chiaramente che non è vero che si nasce tutti uguali, che allora bisogna creare una linea di demarcazione tra individui sani che non si ammaleranno mai, se noi centenari non l'avremmo, giusto? Non ci sarebbero i centenari, e individui con un reale rischio congenito ad alto rischio quindi. E costituzione. Sappiamo che i fattori sono questi, ma non sono più quelli di 100, 200, 300 anni fa. C'è qualcosa che domani lo ascolteremo anche dalla professoressa Lucangeli, neuroscienziata, che sta, sapete, facendo un lavoro incredibile in giro per l'Italia da anni, con sale piene. È come dire, è come la raccolta per la ricerca scientifica. Avete mai visto dei lavori che risolvono dei problemi alla fine? Che prevengono il problema? No, che curano, sì, per carità, per fortuna abbiamo le cure dalle malattie, per fortuna. Ma per evitare le malattie, a parte alcune cose importanti genetiche che ci sono e grazie, ma per prevenire le malattie, cosa stiamo facendo? Luigi Montano, quanti congressi hai fatto sulla fertilità? Quanti? Quanti ti hanno ascoltato dei tuoi colleghi? E poi dopo continuano a fare le stesse cose. Guardate, c'è un allarme.
Siamo in denatalità 1.20. Siamo a dei pazzesco. Cosa stiamo facendo? Hai fatto un lavoro meraviglioso su gli spermatozoi, su microplastiche nello sperma, uno dei lavori più premiati in Europa, microplastiche nella placenta, microplastiche nelle urine. Cioè, è una cosa pazzesca, eppure continuiamo a fare finta di niente. C'è un allarme sociale pazzesco, ma c'è anche un'invidia sociale, perché magari se trovi qualcuno dei vostri colleghi che magari ne sa più di voi, ne sapete più di lui, allora non va bene. Sì o no? Non va bene, perché risolvi dei problemi, non va bene, non devi risolvere i problemi. Allora abbiamo delle scelte, ma queste scelte che noi andiamo a fare devono essere consapevoli. Ma vedete qual è il problema? Che possiamo cambiare l'alimentazione alle persone, sì o no? Sì, dice ok, sperando che lui segua, forse, perché poi dopo in casa siete emarginati sociali, provate a dire no, questo non lo dovete comprare, questo no, no, la Nutella, non mi togliere il latte, non mi togliere lo zucchero, non mi togliere, sì, non mi togliere il McDonald's, E nell'asili peggio del peggio. E l'alimentazione negli ospedali a un diabetico? Purè, fette biscottate e marmellata. Ma io dico boh, io, ma bisogna far pace col cervello, no? Dico delle cose assurde. E però il problema non è questo, che magari qualcuno può ascoltarvi. Il problema è il fatto che l'ambiente non lo cambiate. Non cambiate la città dove vivete, il lavoro, la casa. E vogliamo parlare di come si respira nelle città italiane? Non ormai, non si può parlare Milano. Le città italiane, siamo tra le città più inquinate al mondo, in Europa sicuro. Devastante, 200 terre di fuochi da bonificare. 200 terre dei fuochi da bonificare, Luigi. E allora questo è un po' quello che dico io. Cosa stiamo facendo? Cosa conosciamo e cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche danneggiano le nostre cellule e la qualità della vita delle future generazioni? Ditemi, cosa stiamo facendo? La gente continua a fumare, a bere, a mangiare male, a vivere in un ambiente inquinato, a non sapere se ha una carenza nutrizionale, una sensibilità alimentare, un problema di immunità cardiocircolatore. Ci arriva sempre quando, mi dispiace, lei ha un problema e dobbiamo fare uno stent, giusto? Mi dispiace. Bisogna fare la protesi. Sì o no? Arriviamo sempre lì. E allora cerchiamo di unire le forze. Perché finalmente abbiamo uno strumento che ci può aiutare, ci può far entrare per capire che il problema sono le cellule. Tutte le malattie partono di qua. Che c'è un problema di inquinamento devastante, che viviamo in un acquario malato, poi lo vedremo in questi giorni, in un acquario, noi siamo dentro a un acquario. Con la matrice cellulare sempre intasata, intossicata, che si inquina ubiquitariamente. Ma ce lo dice l'AIR. Cioè, io leggo qui e dico, l'epigenetica studia come l'età e l'esposizione ai fattori ambientali, tra cui agenti fisici, chimici, dieta, attività fisica, possono modificare l'espressione dei geni. Ultimo aggiornamento, 21 novembre 2022. Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro. E dico, ma scusate un attimo. C'è qualcosa che non funziona. In televisione queste notizie non si possono dare. Però dobbiamo mica arrivare al cancro, mica dobbiamo arrivare all'infarto, all'ictus, alle malattie cardiovascolari. Possiamo fare una prevenzione prima, se sai che l'epigenetica è questa, no? Che influisce sulle future generazioni, che si trasmette alla seconda, terza, quarta, quinta, settima generazione. Allora, se sai che questo è dannoso, incomincia a dire... Non vendiamo più sigarette. E c'è poco da fare, è così. Ho detto qualcosa di sbagliato.
No, è un antistress. Sì, lei è stato interessante, no? 2-3 sigarette al giorno le può fumare, no? È vero o no? È così, eh? Lo sa, la, I tuoi colleghi? No, no, sei fumo. Ma sì, se no è meglio la sigaretta che lo stress. 5.000 sostanze cancerogene in una sigaretta. 5.000. E poi il ritmo sonnoveglia, tutte queste cose che qui c'è il messaggio che sempre mi dice, mi raccomando, divulga, divulga, io divulgo. Bisfenolo A, interferente endocrino. E poi mi fermo. Interferente endocrino che abbiamo fatto ingerire a tutti i bambini neonati dentro al biberon, in tutte le plastiche. E ancora adesso cambiano dal bisfenolo A al bisfenolo C, tanto gli cambiano il nome, ma la tossicità è lo stesso, si chiama plastica, microplastica. E questo cosa accade? Che, guardate, distrugge la programmazione epigenetica, l'equilibrio endocrino già all'interno dell'utero nella prima infanzia. Ma tutte le plastiche accumulate dai genitori, tutti gli inquinanti, tutti i metalli pesanti, tutto il fumo di sigaretta che hanno ingerito, che hanno respirato, passivo e attivo, perché poi fumavamo nelle macchine, negli nei ristoranti, negli aerei, in casa. Yuhu. Se gli dicevi a una persona al ristorante, scusa, mi dà fastidio il fumo, vai fuori, chi sei? E mangiamo una carta di credito di plastica a settimana. E allora dobbiamo fare presto. Dobbiamo fare presto perché abbiamo, e questo è un dono, 1,20. Stiamo abbassando, l'anno scorso 1,24, 1,20. E questo è un regalo che ti faccio, caro Luigi. Ecco Food Fertility, microplastica nelle urine, microplastica nello sperma. E poi dici, non ci sono lavori scientifici. Vai su PubMed, 145.000 lavori sui danni da impatto ambientale di epigenetica. Sono andato a mettere pollution, inquinamento, 450.000. 450.000 lavori scientifici sui danni da inquinamento. E noi cosa facciamo? Sciopero. Sciopero dei treni, sciopero dei... Quello è il problema. E siamo così sull'epigenetica, gli studi, eh? La malattia epigenetica porta aterosclerosi nella pediatria, eccetera, eccetera. Allora, se andate qui sul sito, e poi passo la parola, questo YouTube, ci sono 725 video a disposizione vostra per studiare, ripassare, approfondire. C'è tutta la storia di questi 7 anni. Ma voi immaginate, io sono un folle come me, pazzo, scatenato, non sono normale, ve lo dico, perché per produrre 725 video, provate solo a dire investo 500 euro a video, fatevi un calcolo. E del tempo. 725 video a disposizione. E c'è tutta l'esperienza clinica, ci sono i lavori, i workshop, i seminari, c'è tutto. C'è l'esperienza di tutti i vostri colleghi. E allora questo è il problema. Secondo l'Osservatorio Nazionale della Salute, 2020, pensate adesso, in Italia nel 2019 malattie croniche hanno interessato quasi il 40% della popolazione, 24 milioni di italiani, dei quali 12,5 milioni, con multimorbilità. E l'elenco della spesa è obesità, diabete, sindrome metabolica, allergia, atopie, ipertensione, malattie cardiocerebrovascolari, osteoporosi, artrosi, artrite, malattie neurologiche, patologie ingegnose, immunitarie, prima energia, sensibilità chimica multipla, sclerosi multipla, malattie neurogenetiche, Alzheimer, Parkinson, demenza, depressione. Si chiamano così? Questo è il problema. Vogliamo fare qualcosa insieme? Abbiamo un'opportunità. Però dobbiamo utilizzarlo questo strumento, perché sennò non ne usciamo.
In approccio clinico, questa sarebbe è la prima cosa. Arriva la persona, fa il test e poi dopo da lì parte tutto, anche indagini, analisi, quello che poi volete fare. Nella seconda parte vi parlerò del fatto che stiamo bruciando il cervello ai bambini. Professoressa, a lei la parola. Grazie.